Io sono Tenacious Dalla, la rockstar del ring. Io sono Miroslav Mijatovic, la lama dei Balcani. Insieme siamo i TMZ! Ti ammazzo! Pratico questo sport da circa 2009, poi sono salito su un vero ring a combattere di fronte a un vero pubblico intorno al 2010. La mia passione è nata più che altro da bambino, quando per la prima volta ho visto il wrestling in televisione, penso fosse stato il 98-99, per la prima volta ho visto Eddie Guerrero fare delle cose pazzesche che io pensavo non esistessero nella realtà, ma solo nei cartoni animati e nella mia testa. Io ho detto basta, questo è quello che farò da grande. Un giorno, guardando su dei siti che parlavano di wrestling, ho visto un banner pubblicitario della ICW che diceva: vuoi diventare un wrestler? Iscriviti da noi. E così ho pensato, ho detto cavolo, questa è la mia occasione. Purtroppo andavo ancora a scuola e non avevo i soldi per permettermi di allenarmi, in più il posto dove ci si allenava era molto lontano. Ho dovuto aspettare qualche annetto, prendere la patente, iniziare a lavorare e poi dopo sono riuscito a iscrivermi. Pratico il wrestling ormai da 6 anni, ho iniziato nel 2012 circa. Nel 2015 ho avuto il mio primo incontro, quindi adesso sono 3 anni in ring. La mia passione per il wrestling è nata quando ero piccolino. Guardavo il wrestling in TV e anche per me il mio lottatore preferito in assoluto era Eddie Guerrero, ma anche altri come Undertaker, Chris Benoit. Quando ho scoperto che c'era una palestra in cui si praticava il wrestling vicino a casa mia, non ci ho pensato due volte, sono andato a iscrivermi e mi è piaciuto fin da subito i primi allenamenti fatti con Cobra e Dinamite Joe, che sono due grandi allenatori e hanno fatto apprezzare subito questo sport, hanno fatto nascere la vera passione, il vero amore. Io in realtà mi sono affidato all'ICW per caso, perché l'allenamento di wrestling vicino a casa mia era quello dell'ICW. Io non conoscevo la scena italiana, ma ho capito subito che si trattava di professionisti. Quando ho iniziato a conoscere davvero bene Cobra e gli altri lottatori di altissimo livello che ne facevano parte, ho visto questo qui è wrestling vero, non è un gioco. Ho tanti ricordi del mio primo allenamento. Era appunto il 2009, ho iniziato con Dinamite Joe e William Galante. Il primo giorno, appena siamo arrivati lì, abbiamo incontrato Cobra. Io non lo conoscevo, l'avevo solo visto in qualche foto su internet e avevo visto un match, un video su YouTube, e mi chiedevo ma chissà come sarà questo personaggio. Il suo modo di salutarmi è stato con uno schiaffone, così proprio a freddo. Io al momento ho detto ma cosa succede? Poi dopo ho capito che è il modo che abbiamo a Bergamo per salutarci. Mio primo allenamento in assoluto l'ho fatto con Dinamite Joe, che è rinomato per fare allenamenti molto duri fisicamente. Io non ero affatto preparato, però diciamo comunque mi ha seguito molto e mi ha aiutato tanto. Ho incontrato lui, ho incontrato Hardcore Cassie, ho iniziato poco prima di me, William Galante, Marrabbio, Taurus, e dopo al secondo allenamento ho incontrato anch'io Cobra, che anche a me ha dato uno schiaffo, che è davvero quello che facciamo sempre per salutare i primi allenamenti a Bergamo. Tua macchina faceva cagare, non è stile! Questa va forte! Ottima per scappare! È facile, guarda bene come si fa! Già, visto? Io ti ho detto, ci serve il coltello più grosso! Ma cosa coltello più grosso? Te l'ho detto, ci vogliono schiaffi più potenti! Certo, ma anche calci più forti! Tu non sai tirare calcio! A parte che ero io l'allievo migliore del maestro, e comunque conoscendoti quella spada gliela avrai rubata, altro che... Io mai rubato niente, ho avuto perché sono bravo! Io sul ring sono Miroslav Mijatovic, conosciuto anche come Mišo Mijatovic, il mio nome, e interpreto fondamentalmente lo straniero.
che è un personaggio che storicamente nel wrestling ha sempre venduto, infatti funziona. Interpreto lo slavo e massimizzo, estremizzo tutti gli stereotipi legati a questo tipo di personaggio. E lo lego anche a ciò che sono io, quindi cerco di essere molto carismatico, con una presenza molto importante sul ring, sia di parole, sia coi gesti, sia coi movimenti. E tutto questo sono io, e man mano si evolve, giustamente, come tutto, anche quello che rappresenti sul ring si evolve. Come ti evolvi tu come persona, si evolve anche ciò che fai sul ring. Il mio personaggio in realtà non è che nasce da qualche idea, in realtà sono io, cioè per tutti i miei amici io sono conosciuto come Dalla, ok? Quando salgo sul ring è semplicemente la versione di Dalla, Tenacious, ok? Un pelo più estremizzata, però semplicemente sono io. Diciamo che tolgo tutte le mie inibizioni e faccio vedere davvero chi sono. È un modo anche efficace per togliere lo stress che uno si carica in tutta la settimana, no? Quando io arrivo sul ring, solitamente il sabato sera, butto fuori tutto il nervoso che carico nella settimana, e da lì nasce Tenacious Dalla. Il fatto che sono un rocker è anche perché praticamente la mia passione principale, oltre al wrestling, appunto il rock and roll, heavy metal e tutto quello che ci sta intorno. Cobra mi ha chiamato una sera, tipo venerdì sera, e mi dice: guarda, c'è un lottatore che si è infortunato poco fa e quindi domani non riuscirà a lottare a uno show. Te la senti? Ti senti pronto per sostituirlo? Beh, io era circa un anno appunto che mi stavo allenando e non mi sentivo a pieno carico per riuscire a salire su un ring, non tanto per la preparazione atletica, ma per riuscire ad affrontare il pubblico, che non è semplice. Uno, sai, è un po' timido e quindi un po' si preoccupa, però poi alla fine ovviamente ho accettato, anche perché sono intrapreso questo viaggio per diventare un lottatore, è ovvio che volevo salire su un ring. L'ho fatto e una volta sceso da quel ring ho capito che quella sarebbe stata la mia strada. Diciamo che una volta che sali su un ring e provi la, non so, l'adrenalina che ti dà il pubblico quando ti incita, ti carica, è un po' come una droga che dopo non puoi più farne a meno, o almeno per me è così. A livello fisico e anche mentale, il wrestling richiede molti sacrifici. Prima di tutto, per riuscire a fare le mosse che noi facciamo sul ring ci vuole tanto tanto allenamento. Diciamo che ogni mossa che facciamo, che vedete fare a noi sul ring, è dovuta a una serie di prove, ma a volte anche proprio maniacali, per riuscire poi dopo a eseguire la mossa in maniera, diciamo, perfetta. Basta sbagliare di pochi millimetri per far da una mossa pazzesca e super figa a una tragedia. Ho dovuto allenarmi 3 anni prima di salire la prima volta sul ring in un incontro singolo, uno contro uno, contro Hardcore Cassi. È stato il debutto per entrambi, è un bel ricordo. Mi sono dovuto allenare davvero davvero tanto. Io ho sempre fatto sport nella mia vita, da quando sono piccolino, però il wrestling è diverso, ogni sport ha le sue peculiarità. Quella del wrestling è che ci vuole molta coordinazione e molto atletismo, che mi mancava, ed è una cosa su cui ho dovuto lavorare tanto. Per quanto riguarda i sacrifici, ho dovuto sacrificare tanto tempo. Ci vuole tanto tanto tempo da dedicare al wrestling se vuoi farlo diventare qualcosa di più di un semplice hobby che fai come un altro qualsiasi sport, come giocare al calcetto la domenica. Bisogna fare tanto allenamento personale, tanto allenamento in ring, bisogna fare gli stage, bisogna guardare tanto wrestling e bisogna allenarsi anche tanto fisicamente. Prima del mio primo incontro ero molto nervoso, perché avevo una grande responsabilità, un incontro singolo, quando di solito chi ha appena iniziato viene messo in incontri con più persone esperte che lo guidano. Invece un incontro singolo, avevamo tutti e due al debutto e quindi è una bella responsabilità, era difficile, però una volta che siamo saliti sul ring mi sono sentito bene. È quello che ho sempre voluto fare, ero felice di essere lì ed è una sensazione che provo tutt'oggi. Ogni volta che salgo sul ring adesso sono più tranquillo, tranne alcune occasioni un po' più importanti, quel nervoso lì non ti passa mai, però appena sali sul ring sei a casa.
dopo l'incontro di solito continuo a pensare a quello che ho fatto in ring, a tutti gli errori, tutte le cose che si possono migliorare, tutte le cose che sono uscite bene, alle reazioni del pubblico, ne parlo con gli altri atleti, e è un modo per migliorare. Le sensazioni che provo prima di un match sono davvero tante. Parto dall'ansia, alla preoccupazione, all'eccitazione, alla voglia di spaccare tutto, poi dopo mi trovo dietro al telo, quello che divide i camerini e il ring, ok? E quindi sono lì carico di dire ok, adesso parto, adesso entro. Appena entro, basta. Perdo tutto, diciamo che tutti quei pensieri, sensazioni così vanno a perdersi, le dimentico e da lì appunto divento Tenacious Dalla, mi carico a mille e basta. Parte il match. Una volta finito il match, che quindi inizio a sentire bene il pubblico e tutto, parte un'adrenalina che solitamente non mi fa più dormire per tutta la notte. Se oggi posso definirmi Tenacious Dalla un wrestler, diciamo, famoso almeno nell'ambito italiano, lo devo sicuramente tutto all'ICW, che in questi anni è riuscita a farmi crescere, mi ha insegnato praticamente tutto quello che so, grazie a tutti gli stage che organizza con lottatori stranieri e anche tutti i trainer all'interno dell'ICW, che sono davvero davvero molto preparati, con 20 anni di esperienza, e quindi tutto quello che ho imparato lo devo a loro. ICW insegna molto molto rispetto per la disciplina, è una cosa a cui si tiene tanto, rispetto per la disciplina, rispetto per gli altri lottatori, rispetto per chiunque fa parte dello show, ed è una cosa che porto avanti e cerco di insegnare sempre a tutti i ragazzi nuovi. Uno show di wrestling è fatto dalle persone, da tante persone che hanno tanti ruoli, infatti sì, noi siamo davvero come una famiglia allargata, siamo tutti amici, ci incontriamo, è sempre una festa quando c'è uno show per noi. Il segreto dell'ICW secondo me è la passione di un gruppo di persone che sono partite da zero, non c'era niente e hanno costruito qualcosa che oggi è la prima federazione di wrestling in Italia, è il riferimento del wrestling italiano, e questo è dovuto a persone come Emilio Bernocchi, che quando parla del wrestling, quando insegna wrestling, si vede che trasmette l'amore per questa disciplina e l'ha trasmesso anche a tutti i suoi allievi, che sono stati anche i nostri maestri. Per riuscire ad affrontare un match ci vuole davvero tanto allenamento e io solitamente faccio 3 giorni di allenamento a settimana per riuscire poi dopo arrivare sabato sera ed essere pronto per affrontare qualsiasi lottatore. Io mi alleno 3 volte a settimana con tutti gli altri ragazzi del polo di Bergamo, in ring, dove facciamo sia parte atletica sia parte tecnica. In più io mi alleno tutti i giorni, faccio corsa, aerobica, cardio, sollevamento pesi e tutto quello che mi serve per essere pronto quando sono sul ring. Una delle mie mosse più famose è il Satellite DDT, che è appunto una mossa volante che piace molto al pubblico, però diciamo che in tutta Italia sono conosciuto abbastanza per la mia frase che mi distingue, che è appunto nel nome del power. Solitamente la grido a squarciagola e quasi sempre il pubblico poi la ripete, anzi praticamente sempre ormai. Io non sono un lottatore che fa tante mosse, io picchio molto, però le mie mosse distintive sono la Cevap CC Slam, che fondamentalmente è la Angle Slam, conosciuta anche come Olympic Slam, e il Big Boot, che è un calcione tirato in piena faccia al mio avversario. Io nasco come un personaggio cattivo e do molti colpi e faccio tante cose scorrette, e di solito quando faccio una cosa molto scorretta guardo tutto il pubblico e urlo GIVIELA! Ma una cosa che mi piace di un altro lottatore? Cosa ti piace di me? Ma a me di te non piace niente, onestamente. Per fortuna, perché anche te mi fai cagare. Infatti, ma che cazzo vuoi? Vai via, figa. Sicuramente quando ho iniziato a lottare, nei miei primi match mi facevo davvero molto male. Solitamente finito il match
passavano anche tipo un paio di settimane prima che riuscissi a camminare ancora bene e a non strisciare le gambe. Ultimamente riesco a farmi male, diciamo, un po' meno, anche se in realtà nel wrestling ci si fa male, cioè proprio non, uno non può pensare di fare wrestling senza farsi male. Una volta che mi sono fatto davvero male è quando ho provato in allenamento, ho provato a fare una delle mie mosse preferite che è la 3D, ma purtroppo nell'atterraggio ho picchiato praticamente il mento contro il mio ginocchio e da lì ne sono derivati appunto 8 punti e da lì ho imparato che prima di fare una mossa bisogna saperla fare davvero bene e non farla così a caso, perché è lì che ci si fa davvero davvero male. Io la volta che mi sono fatto più male in assoluto è stato un mese e mezzo fa, quando un lottatore mi è caduto in modo molto violento sul viso con tutto il corpo, facendo anche un grande salto, quindi ho ricevuto un impatto molto forte e infatti ho avuto una frattura dell'orbita, mi sono tagliato sopra l'occhio e tempo mezz'ora avevo metà faccia stragonfia, i denti che mi facevano male, il naso viola. Ho imparato cosa vuol dire quando dicono che davvero il wrestling ti fa pagare il pegno sul tuo corpo, perché ho passato settimane al lavoro con la faccia tumefatta e non è una cosa simpatica. Quando ho iniziato a fare wrestling, il mio traguardo finale, diciamo, era riuscire a conquistare il titolo italiano di pesi leggeri. Io sono sempre stato un amante del wrestling ai flyer, delle mosse, volanti e così, e quindi riuscire ad avere quella cintura sarebbe stato il mio sogno. Una volta vinta, dopo ovviamente non volevo ritirarmi e quindi ho pensato, beh, non so, magari potrei vincere i titoli di coppia. Ci sono riuscito insieme a lui, purtroppo il nostro regno è durato davvero poco, però sicuramente ci rifaremo. E io detengo il record di difese del titolo dei pesi leggeri e probabilmente adesso deteniamo il record di minor tempo di... Minor regno dei titoli di coppia in assoluto sì. In Italia. Penso, non so, qualche minuto. È sempre un record. Sempre un record. Il mio traguardo personale più importante di sicuro è stata la vittoria del titolo interregionale dopo una lunga faida contro Nick Landers, una cosa che mi ha reso molto orgoglioso e mi ha fatto crescere moltissimo. Anch'io dopo la vittoria di questo titolo ovviamente non mi sono voluto fermare e ho voluto creare insieme a Dalla questo tag team che, nonostante il regno durato davvero poco, si rivela essere uno dei tag team principali in Italia, più riconosciuto, soprattutto grazie anche ai nostri promo, al carisma che ci mettiamo, l'impegno soprattutto che cerchiamo di trasmettere, la passione. Un tag team è diverso da tutti gli altri. Il migliore. Essendo che sia io che lui siamo due lottatori che tengono molto alla parte psicologica del proprio personaggio, abbiamo deciso che il nostro team, il TMZ, sarebbe stato un team molto particolare. Essendo io che sono un personaggio comunque buono, figo e amato dal pubblico, io invece no, sono cattivo, mi odiavano tutti. Va a finire che solitamente non andiamo mai d'accordo e quindi poi, come al solito, sia nei promo che nei match finisce sempre in lite e molto probabilmente a schiaffi. Nella realtà siamo amici, andiamo d'accordo, ci alleniamo insieme da 6 anni ormai e la pensiamo molto uguale su tante cose del wrestling, come quella psicologica, sì. E per questo riusciamo a lavorare molto bene insieme. Infatti, poi vai, lavorando con me si lavora sempre bene, anche perché sono un figo. Se non ci fossi io, guarda, non è che saremmo andati tanto avanti. Se non ci fossi tu, cosa? Che non fa mai un cazzo. Cosa? Ma se non sei capace neanche di stare davanti a una telecamera. Ma vai a fanculo, ma se praticamente ti ho scritto 3/4 di cose nei canali. Che sei tutte. Analfabeta, hai scritto. Vabbè, tu non sta lì a guardare gli errori. Ma ascoltami, dai. Ascolta, vado via. Cosa schiaffi, guarda. Su.